Buonasera, gentili telespettatori di Teleprima ben ritrovati. Anche questa domenica un nuovo appuntamento. Questa sera siamo in compagnia di Angelo Forgione, scrittore e giornalista. Angelo, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti e a chi ci sta guardando in questo momento. Angelo, partiamo come sempre dall'inizio. Io partirei da una definizione che ti sei dato che mi è piaciuta molto e che ho letto sul tuo blog. Angelo Forgione è scrittore, giornalista, opinionista, ma anche storicista, meridionalista e culturalmente unitarista. Insomma, è comunque una, pre una presentazione molto interessante. Sì, per quanto possa sembrare lunga, in realtà è semplicemente il riassunto di un discorso molto lungo, che io invece condenso, cioè eh, il fatto di essere un meridionalista e quindi quando si dice meridionalista spesso eh, si viene additati per essere risposta di un certo leghismo politico, sociale, insomma, ma in realtà il meridionalismo è qualcosa di molto più intellettuale e non è certamente quello che spesso si vuole far intendere anche alle nostre latitudini, non solo dall'esterno. Io credo fortemente nell'apertura mentale, nell'apertura dei popoli, nell'apertura delle culture nella fusione delle culture, quindi l'Italia è un paese con diverse culture che vanno riconosciute e purtroppo il problema oggi è che queste culture non sono valorizzate. Quindi valorizzo io in quanto storicista, eh, quanto meridionalista la cultura di Napoli e del sud, però questo non significa chiudersi rispetto ad altre culture che sono altrettanto importanti eh, in un contesto di cultura generale che va sicuramente ripreso. Posso chiederti quando è nata questa tua passione, non solo e non tanto per la città di Napoli, ma penso per la storia in generale? Ma guarda, nasce in maniera forse spontanea, ma io credo già dall'adolescenza. Perché eh, essendo stata una persona sempre molto curiosa, con uno sguardo sempre molto attento alle cose, mi sono reso conto che in questa città in cui viviamo, Napoli, eh, ci sono sfarzi e miserie, ci sono regge. E case diroccate, insomma, non, non arrivo addirittura a dire ruderi, ma da qualche parte ancora li troviamo. Insomma, qualcosa addirittura ai tempi della guerra che è rimasto ancora non buttato a terra c'è. E quindi, questo forte contrasto sociale e anche edilizio mi ha portato poi a cercare di interpretare questa realtà visiva e a capirla. Eh, a tutto c'è sempre una spiegazione. La storia non è un qualcosa a fine a se stesso, la storia è importantissima eh, a dispetto di quanto qualcuno possa dire, spesso c'è qualcuno che eh, ti viene a dire che la storia è il passato. No, la storia fa parte di noi, noi siamo frutto di ciò che viene dal passato. Non conosciamo il futuro, ma conosciamo il passato. Il passato ci fa capire il presente e probabilmente ci può anche indirizzare in una strada più giusta eh, nei confronti di quello che è il nostro futuro. Questa tua passione importante lavoro si sono poi concentrati nel tuo quinto e ultimo lavoro uscito lo scorso 24 marzo. Sto parlando di Napoli svelate, un libro che, se posso permettermi, insomma, ci tieni molto, e a quella che è stata la realizzazione e la stesura stessa. Beh sì, è un libro molto lavorato, devo dire. Tra i miei cinque libri, non dico che gli altri non lo siano stati, ce ne sono stati altri, forse anche più impegnativi, sotto il profilo della stesura, però la lavorazione in termini di ricerca d'archivio di queste 15 storie che ho messo dentro questo Napoli svelata mi ha davvero stupito e entusiasmato allo stesso tempo, nel senso che spesso uno scrittore si dà per scontato che abbia le idee chiare su ciò che va a scrivere. Io in realtà sono partito con una certezza di ciò che volevo andare a, a percorrere per quella che poteva essere la strada eh, narrativa di questo libro, ma poi mi sono accorto che c'erano delle cose che andavano aggiunte man mano che facevo le ricerche, quindi significa che per uno scrittore come me che non fa romanzi ma fa saggi, storici soprattutto, eh, questo percorso sicuramente è stato illuminante, quindi io l'ho scritto anche nel libro, questo è un libro che eh, non illumina solo chi lo legge ma illumina anche chi l'ha scritto. È un libro sicuramente interessante che raccoglie quelle che sono le mille o forse più sfaccettature di una città che è straordinaria. Solo per il nome stiamo parlando di Napoli, naturalmente. E eh beh, certo, Napoli è una città di identità fortissima, eh, oltre 2500 anni di storia, quindi stiamo parlando di qualcosa che eh, io definisco scrigno. Ecco perché poi metto in copertina quella che è la chiave, le chiavi della città, insomma, stilizzate, riprese da questo eh, medagliere che è a Palazzo San Giacomo, che conserva queste due chiavi della città. Io una di queste la metto in copertina, anzi ve la faccio vedere, ve la mostro a proposito. E quindi eh, che lo, lo definisco scrigno proprio perché Napoli è davvero uno scrigno. È una città che è stata sempre capitale d'Italia oggi lo è dal punto di vista culturale, non lo è più dal punto di vista politico, non lo è più dal punto di vista economico, ma sicuramente dal punto di vista culturale questa è la città più viva del territorio e quando lo dicono i napoletani probabilmente può sembrare presuntuoso, ma se ci giriamo intorno ci rendiamo conto che molte persone di cultura hanno invece la stessa idea, se ne rendono conto e non faticano assolutamente a, a tirarlo fuori dai denti. Il problema è che, mh, ripeto, quando lo dice un napoletano sembra qualcosa di eh, presuntuoso, ma eh, invece quando lo dicono gli altri, questo viene valorizzato come se noi napoletani avessimo da mendicare una sorta di riconoscimento da parte de del forestiero, quando in verità noi non abbiamo niente, veramente niente da mendicare, dovremmo solamente riconoscere e capire quella che è la nostra identità, la nostra storia la nostra società, per quanto ci possano essere dei forti, forti problemi, ma questi attengono a problematiche storiche di una città così antica, eh, probabilmente tantissime non risolte. Però io credo che il napoletano vero è quello che non si piega, è sempre quello che sta con la schiena dritta, testa alta, quando si raffronta con gli altri, chiaramente come ho detto al principio della nostra, del nostro confronto, senza eh, rifiutare le culture altrui perché sono altrettanto importanti nella costruzione dell'identità italiana. Altrettanto importante. Angelo, nel ricordare che il tuo libro Napoli Svelata è al primo posto nella categoria storia sociale e culturale di Amazon e per questo eh, complimenti dicevi un lavoro importante. Quanto tempo effettivo ti ha impiegato tra l'idea e se posso permettermi la realizzazione, la stesura definitiva? Beh, eh, considerando che il lavoro archivistico è stato enorme, di lettura di documenti, e considerando anche che c'è stato il covid, quindi il lockdown di mezzo, che ha portato via parecchi problemi, eh, parecchio, parecchio tempo. Eh, problemi sono, sono conseguiti eh, rispetto a certe situazioni che abbiamo vissuto tutti quanti. E ci ho messo fondamentalmente tre anni per scriverlo. Quindi è un tempo. Paradossalmente non troppo lungo, nel senso che sì, può sembrare lungo per chi ha l'idea di una scrittura che magari eh, ripeto, chi scrive romanzi ha un'idea già precisa di quello che va a scrivere, eh, probabilmente con una fluidità molto più veloce, eh, però scrivere saggi storici e soprattutto non dover avere l'imposizione, non dover sbagliare una virgola per quanto riguarda date, connessioni temporali. Uh, tre anni con un covid di mezzo sono un tempo ragionevole che insomma mi ha portato a questo risultato io poi sono uno che uh, non lascia nulla al caso quindi in queste 15 storie uh, ho, in ognuna ho cercato di completare un discorso uh, limpido perché poi il lettore lo andasse a capire e si rendesse conto di, di queste 15 storie quanto possono essere importanti nella ricostruzione dell'identità napoletana Prima di proseguire questa nostra intervista in compagnia di Angelo Forgione, ci prendiamo un attimo, un momento di break, poi torniamo qui ancora una volta con il Tavolo della Domenica, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notas, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli... E sport H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e Youtube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it Eccoci rientrati qui in studio. Bene, parlavi di queste 15 storie senza voler fare quello che al giorno d'oggi viene definito uno spoiler. Ce n'è una che ti ha colpito in particolare? Sì, in realtà sono più o meno tutte quante davvero interessanti. Forse qualcuna più leggera, magari quella che attiene alla identità e alla storia della pastiera, ma poi si arriva a storie davvero interessanti, importanti eh, come, per esempio, la, mh, la storia di Napoli, in quanto città importante per la della definizione dei vaccini. E noi conosciamo i vaccini, in quanto eh, scoperta di origine inglese, eh, però nessuno racconta nei libri e nei trattati di medicina che in realtà la scoperta di Edward Jenner eh, preservava dal contagio del vaccino, del vaiolo, perdon. Eh, ma eh, purtroppo mh, faceva insorgere eh, quello che era l'altra malattia venerea eh, problematica di quel momento lì, eh, che era la sifilide. E invece i medici napoletani, eh, senza voler spoilerare i nomi, ma c'è stata veramente la scuola di medicina napoletana che ha messo le mani in questo, in questo filone iniziale dei vaccini e ha risolto tutto. Insomma, quindi Poi questo è stato attestato molto meno in Italia, ma molto più in Francia, negli Stati Uniti dove i trattati medici hanno riconosciuto l'importanza dei medici napoletani e quindi eh, la retrovaccinazione più che la vaccinazione, eh, in quanto metodo napoletano, è oggi è ancora fondamentale per la realizzazione dei vaccini moderni. Quindi arriviamo a oggi, siccome questo è un, è un argomento molto molto contemporaneo, e mi, ha, mi ha veramente stupito e sconvolto. Quindi poi, ho dovuto leggere trattati di medicina. Quant'altro, poi ci sono tante altre storie. Insomma, ho, ho fatto la ricostruzione dei, della, dei vini italiani. E quindi cercando di far capire quanto i vini vesuviani fossero, intanto, l'origine dei vini italiani. Perché eh, insomma, i greci, al di là degli etruschi che coltivavano la vite selvatica, ma la vite addomesticata è di origine greca, e i greci, i greci la, la impiantano nei campi Flegrei sul Vesuvio i romani fanno di, di quei territori insomma la, la capitale del vino nella Campania Felix e sappiamo tutti quanto Pompei e Ercolano fossero veramente città basate sull'economia del vino e quindi poi si arriva agli anni dell'unità d'Italia quando eh, i vini oggi che vanno per la maggiore tipo il Barolo, il Chianti eh, erano appena nati e all'epoca i vini che giravano il mondo e che avevano veramente una fama internazionale erano i Lacrimacristi Uh, i vini del Vesuvio in genere, ma anche i vini siciliani, nonché i vini calabresi. Quindi uh, il sud è stato rivoltato anche in questo senso qui. Oggi magari ci rifacciamo con un buon taurasi, ma uh, siamo purtroppo all'ombra dei vini toscani, piemontesi, veneti. E poi tante altre storie, uh, anche ricostruzioni di vicende non propriamente chiarissime e conosciute. Eh, io faccio, chiudo addirittura il libro con una ricostruzione di un percorso eh, anche macabro, che fa parte dell'antica storia della giustizia napoletana, dalla quale poi vado a ricostruire l'origine del detto napoletano, vedi Napoli e poi muori. Che ha sicuramente un'accezione positivissima. Questo non vuol dire che abbia scoperto qualcosa di diverso, però, eh, ho trovato quello che ritengo senza poter avere la certezza, essere l'origine di questo detto. Quindi chi leggerà il libro. Avrà anche questa chicca da poter uh, sfogliare. Insomma. Restando sul tema di Napoli svelata, tu parli di queste 15 storie. Hai fatto vedere prima la copertina, sono 15 belle storie. Dunque, se mi permetti, è un aggettivo tutt'altro che casuale. No, no, assolutamente no. Sono belle storie e anche quella macabra di cui parlavo prima è una bella storia. È una bella storia anche quella del, dell'artigianato napoletano riguardo al piquet di tartaruga, scomparso, ma che all'epoca borbonica valeva eh, eh, quanto quella della, delle porcellane di Capodimonte. Quindi stiamo parlando di qualcosa che poi è scomparso nel tempo perché oggi chiaramente c'è protezione delle tartarughe, può sembrare qualcosa di anacronistico, ma proprio perché l'ecologia, insomma, la protezione degli animali ha fatto dei passi enormi, passi da gigante. All'epoca non era così, e quindi all'epoca il carapace a Napoli veniva utilizzato per realizzare cose veramente mirabili, eh, che oggi sono conservate nei musei più importanti del mondo, all'Ermitage a San Pietroburgo, e, e vendute nelle case d'asta più importanti a prezzi esorbitanti. Quindi, eh, nel libro, poi faccio menzione fotografica di queste, di queste chicche, di queste eh, grandezze dell'artigianato napoletano e. Che poi spazia appunto l'artigianato napoletano in qualcosa che oggi è ancora vivo. Uh, io, infatti, parlo anche del, dell'alta modo maschile che detta legge in tutto il mondo ancora oggi. Parlo dei guanti ancora vivo come artigianato, parlo di tante cose che riguardano la nostra identità. E che pur essendo conosciute, ecco, per esempio, nella fattispecie dei guanti, noi a Napoli abbiamo una zona che si chiama Via Cantai Can Nuovi. Ma non ci chiediamo. Dove sia Via Guantai vecchi e perché si chiami Via Guantai nuovi? Ecco, io faccio anche questa ricostruzione. Che poi a chi è interessato eh, tanto di urbanistica, di tessuto eh, urbanistico napoletano, ma anche a, a quelli che sono i, i, i superstiti guantai di Napoli, quelli che sono interessati a questa storia, magari eh, lascia veramente stupiti. Ho avuto modo di vedere eh, e, e frequentare per scrivere questo libro una, una ditta. Che realizza guanti, quindi quando ho spiegato la storia dei guanti neanche loro la conoscevano. Quindi questa cosa diventa anche illuminante per chi è del settore. Che sicuramente valorizza oltremodo il tuo lavoro. Dicevi sul riferimento di Napoli, svelata tanto impegno, tanto lavoro. Parlavi di anni posso chiederti quando è stato il momento in cui eh, hai detto basta mi fermo qui per, per questo libro oppure avevi che so quell'adrenalina quella voglia di andare oltre ma poi comunque hai deciso di fermarti perché credevi che era il momento giusto per concludere questo libro ma io credo di aver maturato nella mia esperienza di saggista quella che deve essere la consapevolezza di chiudere un libro cioè quando un libro Uh, pur avendo tante altre storie perché io ne ho ancora tante altre le chiaramente le, le, le metterò in altri lavori però il libro non può essere troppo, troppo articolato e troppo pesante e, anche perché spaventa il oggi la lettura è qualcosa riservato a un'elite di curiosi, uh, leggono molto più le donne rispetto agli uomini uh, leggono molto più romanzi che non saggi quindi il mio tipo di lavoro è davvero molto particolare, quindi devo saper stimolare la curiosità, altrimenti sarebbe un lavoro inutile che non porterebbe a nulla, porterebbe semplicemente a pubblicare un libro che resterebbe eh, per qualche settimana, forse eh, giusto qualche mese, sugli scaffali per poi sparire. Invece, io ho l'attestazione la, del fatto che, per esempio, il mio libro, Made in Naples, che è uscito nel 2013, lo si trova ancora tranquillamente nelle librerie, come tutti gli altri libri, perché sono libri che restano. I libri di saggistica devono essere libri che restano, eh, non devono parlare di un momento contingente, ma devono parlare di una specie di visione enciclopedica di quella che è la storia di, de, del luogo o della tematica che vuoi raccontare. E anche in questo libro mi sono reso conto che ero arrivato a un certo punto in cui dovevo fermarmi per poi ripartire dopo un po' di tempo con un'altra un un lavorazione, mi sembra abbastanza... Uh, logica, insomma, questa, questa è una diciamo, è l'esperienza che mi ha portato a questo, e quindi credo che sia giusto così. Non credo di dover cambiare strada, perché uh, ripeto: eh, i miei libri sono tutti e cinque disponibili in libreria dal 2013 a oggi. Insomma, sono passati nove anni. Mi pare già un buon risultato questo. Parlando di librerie, non posso non citare i prossimi appuntamenti che ti vedranno a maggio alla Filtrinelli di Piazza dei Martiri per la presentazione di Napoli svelata, di cui peraltro è già partita una ristampa. Insomma, indubbiamente hai avuto una risposta importante da parte dei lettori. Sì, sì, un libro che è partito benissimo, assolutamente. Lo, lo percepisco dai vari complimenti, gente che eh, e lettori che mi mandano fotografie con i libri appena acquistati. Quindi significa che anche il fatto di averlo tra le mani eh, fornisce una sorta di, di felicità di gioia insomma senza nemmeno averlo letto eh, poi eh, c'è chi lo ha già concluso e mi ha attestato la validità del, del racconto o di esserne uscito arricchito eh, vedo che c'è molto movimento Amazon riceve molte richieste eh, già comincia a fioccare i primi commenti e, e poi insomma già passare alla ristampa, alla prima ristampa, eh, neanche averlo presentato è già un grande traguardo, quindi credo che mh, presenteremo il libro il 10 maggio, che sarà poi una data molto significativa per Napoli, perché il 10 maggio è il giorno dello scudetto, insomma lo riconosciamo tutti, e, è anche il giorno storicamente, per chi conosce la storia in cui Carlo di Borbone entra a Napoli, quindi il 10 maggio nella storia di Napoli ha un suo significato e quindi... Eh, credo che possa portare fortuna. Saremo alle Ferrinelle, io, Maurizio De Giovanni e Domenico Sepe, che tutti ormai conosciamo. Eh, Maurizio De Giovanni non ha bisogno di presentazioni. Domenico Sepe non credo neanche, ma insomma per chi non lo sapesse, l'autore della statua di Maradona, che si spera molto presto vada eh, definitivamente eh, installata fuori lo stadio Maradona, e quindi saremo un trio di eh, napoletani convinti. E, ma napoletani di testa, non di pancia, insomma, mh, ho la, la presunzione di dire questo, e ci divertiremo in quella data precisa a presentare questo libro che già sta dando da, davvero grandi soddisfazioni. Angelo, vorrei restare sul tema e se mi permetti, ti faccio la domanda più personale di questa nostra chiacchierata: qual è il rapporto di Angelo Forgione con la città di Napoli? Ma è un rapporto come di un figlio con una mamma. Ehm... Eh, a volte è chiaro che eh, i parenti non si scelgono, no? quindi eh, il destino ti, ti dà tanto i genitori, tanto il luogo in cui nascere, eh, tu lo devi accettare, insomma, eh, magari te ne innamori proprio perché sei figlio di quella terra, sei figlio di quel genitore, eh, ma non è detto che tutto sia perfetto, anzi spesso i caratteri sono anche contrastanti. Eh, mh, determinate cose non sono piacevoli da, da accettare però come per eh, ripeto come per un genitore così per la nostra città insomma Napoli è una città molto particolare che eh, mh, ci dà molti dispiaceri mh, non tutto è accettabile di questa città ne riconosciamo chiaramente i difetti però questo non significa doverla tra virgolette abbandonare anzi proprio perché come ho detto prima è una città così piena di storia, così piena di passato, così piena di storie da narrare, da riscoprire ed essendo stata chiaramente una città che davvero ha segnato i destini dell'Europa eh, io penso che nessun'altra città davvero, eh, nessun'altra città italiana abbia contribuito più di Napoli alla Costituzione dell'Europa le grandi eh, culture italiane sono quella napoletana, quella veneziana, quella romana chiaramente, quella fiorentina eh, ma l'ultima in ordine temporale è proprio quella napoletana, e oggi di questa cultura abbiamo delle emanazioni, essendo proprio l'ultima, è proprio quella più vicina a noi. Le emanazioni sono chiare: noi, eh, molto della nostra cucina in Italia mh, è, è fatta di Napoli. Ehm, la classe, eh, la classe dei, degli avvocati, l'avvocatura, insomma, eh, la scuola dell'avvocatura napoletana eh, è pregnante nel mondo accademico non solo accademico, anche giuridico napoletano, e noi siamo figli di questa, di questa cultura, siamo figli dei genovesi, siamo figli dei filangieri, e ne potrei cedere tante di emanazioni che provengono dal 600 e dal 700. Noi cediamo spesso il 700 no? come grande secolo uh, luminoso di Napoli, ma anche il 600 è stato un grande secolo per Napoli. Uh, L'800 poi si è andato un po', uh, insomma nel secondo 800, a affiorire questa cultura, ma... Napoli è figlia di, grande, di questa sua grande cultura. Io sono e noi siamo tutti figli di questa grande cultura. Non dobbiamo disconoscerlo, pur riconoscendo che oggi purtroppo viviamo momenti molto tristi e i difetti in questa città, i problemi di questa città sono sotto gli occhi di tutti noi. Quindi, eh, come per un genitore, anche per la nostra terra, bisogna eh, piuttosto che disdegnarla, starle vicino perché ha bisogno assolutamente di noi. Mi ricollego in maniera molto umile a quello che hai detto parlando di questo rapporto genitori-figli. Quando mi capita di andare a trovare mio padre che vive a Napoli, io vivo a Caserta, qualche volta la, la mattina lui per lavoro ha la fortuna di scendere con la moto e a Via Orazio di prima mattina fa con la mano come a mostrarmi questo, questo panorama e a me sembra che vada a lavorare più contento. Non so se è la magia della città, non so, non so come dirti, però insomma sembra una cosa che io personalmente non trovo non trovo da altre parti. Guarda, effettivamente già di per sé le città di mare hanno un'energia diversa rispetto alle città di, di terra, di montagna, insomma, senza voler disegnare la montagna che ha una sua energia, un suo fascino, insomma, per chi ama intramentalmente della, della montagna anche più del mare, volendo. Certo. Però eh, noi siamo fatti di acqua, il mondo è fatto di acqua, quindi eh, dal punto di vista proprio ancestrale, diciamo così tra virgolette, eh, le città di mare ritengo e sono certo che abbiano un'energia maggiore rispetto a, alle altre quindi a stare a contatto con il mare ma anche avere la, la, la possibilità di poterlo osservare eh, è sicuramente una gioia che ti riconcilia col mondo eh, questo a volte può diventare un limite per noi napoletani perché tendiamo molto a rifugiarci in questa cartolina e in questa bella mh, visuale in questa visuale panoramica che sicuramente ci rinfranca lo spirito. E poi ci tende, a, tende a farci dimenticare quelle che sono eh, le nostre problematiche, insomma, eh, fare spallucce e dire: vabbè, ma intanto ci abbiamo il mare, non fa niente. Eh, da una parte è molto positivo, da una parte è negativo, però noi non possiamo dimenticare che eh, non siamo, siamo assolutamente responsabili anche noi nel nostro, nelle nostre individualità, di ciò che accade. però poi i grandi problemi, noi siamo responsabili dei piccoli problemi, i grandi problemi non sono responsabilità del singolo cittadino, ma sono responsabilità della politica. E dobbiamo sempre, sempre evidenziare che la politica nel territorio napoletano, nel territorio casertano, che poi insomma è una conurbazione tutt'una, cioè Caserta per me è come se fosse un quartiere di Napoli, anche se molti casertani non, la, non, 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 non saranno d'accordo su questo, ma in realtà la storia di Caserta è molto legata a Napoli. Eh, i borbone lo dimostrano però ehm, non bisogna mai dimenticare che la conurbazione eh, napoletana casertana campana e tutto il sud subisce da almeno 150 anni una ehm, come dire una visione e una eh, gestione assolutamente sbagliata di quella che è la questione Politica. Eh, purtroppo, se la, la politica non interviene, lo Stato non interviene a risolvere la questione meridionale, noi saremo sempre qui a guardare il mare, a rinfrancarci di questo e a vivere, convivere con i nostri problemi. Quindi ehm, invito sempre tutti a studiare quella che è la questione meridionale, perché la questione meridionale è veramente la chiave di volta di tutte le, le questioni sociologiche che riguardano l'Italia. E se noi stiamo vivendo un momento molto particolare, come quello della: intanto del PNRR eh, che dovrebbe risolvere ancora una volta eh, la questione meridionale ma poi ci si mette di mezzo la guerra eh, che mh, probabilmente neutralizzerà quelli che saranno gli effetti della questione eh, del PNRR e allora ehm, ci ritroveremo di nuovo a parlare dopo 160 anni, dopo un piano Marshall che non è servito a nulla sostanzialmente, dopo la cassa del mezzogiorno che non è servita a nulla. Eh, anche essa e eh, forse eh, non, non vorrei che dovremmo poi riscontrare che anche il PNRR non sarà servito a nulla e avremmo sprecato un'altra opportunità però eh, per ritornare alla tua domanda iniziale eh, io credo che poi il panorama di Napoli sia davvero eccezionale eh, un abbraccio davvero perché poi eh, sì la visione del mare sarà anche bella come ho detto prima ma ci vuole anche un'energia diversa rispetto a quella che può essere. Io sono stato a Barcellona, per esempio, e molti di coloro che ci stanno ascoltando forse avranno fatto questa esperienza e avranno notato quanto la decantata Barcellona vista da, dalle colline sembri molto in, in realtà una, una città della riviera adriatica, eh, quindi senza nulla di fronte. Quando tu ti affacci sul panorama di Napoli e vedi eh, partendo da, da Posillipo, per esempio, questo abbraccio che arriva fino a Vesuvio e poi... La, la costiera sorrentina fino a Punta Campanella, il Faito insomma, e quant'altro, eh, con le isole tra l'altro, ti rendi conto della magnificenza di questo territorio. E questo è veramente un bacio di Dio che quando tu osservi lo senti veramente sulla pelle. Angelo sul tema di Napoli, collegandomi nuovamente al tuo ultimo libro, Napoli svelata, hai parlato prima di uno scrigno e ti faccio una domanda nella domanda, ti chiedo, anche se penso che la risposta sarà affermativa, di quanta storia ancora c'è da scoprire, secondo te i napoletani, ma anche i campani, se preferisci, sono consapevoli dell'effettivo potenziale che c'è nella nostra terra? Guarda, per quanto riguarda la scoperta, è sempre una continua scoperta, non si finisce mai di scoprire. Io credo che continuerò a scrivere libri perché questa città è veramente una miniera di, di storie e sono storie veramente chiave perché ti fanno capire molto della condizione che viviamo, ma ti fanno capire molto anche dell'Italia, dell'Italia intera, non sono storie solo locali. Ma anche l'Europa, perché poi eh, torno a ribadire che Napoli è stata una città cardine dell'impero dell spagnolo. Quando è stata sotto soggezione spagnola, in realtà non era una città colonizzata, come molti dicono. La storia ci insegna, la storiografia ufficiale ci insegna che siamo stati sotto dominazione spagnola, ma non è stata una città dominata dalla Spagna. Anzi, eh, Madrid sapeva benissimo quanto Napoli fosse importante, quanto fosse la città più grande d'Europa e quindi ci teneva assolutamente a detenere eh, nel suo impero questa, questa enclave italiana sotto il suo dominio però l'ha sempre trattata con, con i guanti, con il rispetto dovuto per la sua cultura così come hanno fatto i greci anticamente, perché, anzi soprattutto come hanno fatto i romani anticamente perché sotto l'impero romano intanto i greci non hanno mai considerato Napoli e le colonie della Magna Grecia delle vere e proprie colonie, ma uh, erano semplicemente dei dislocamenti e un allargamento della, uh, della Grecia. Tant'è che poi alla fine si chiamava Magna Grecia per questo. E i romani di Napoli, uh, soprattutto di Napoli, come non hanno fatto per altri territori della, Grecia, della Magna Grecia, hanno conservato la Grecità perché i romani venivano a Napoli per carpire i segreti di quella che era la, la cultura greca che a loro interessava tantissimo. E mai dimenticare che Nerone veniva al teatro di Neapolis a recitare e a cantare in lingua greca, pur essendo imperatore di Roma, pur parlando in latino. Insomma, quindi, eh, questa grande dignità che la storia ci ha assegnato pur nelle varie dominazioni, e non parlo addirittura degli aragonesi. Eh, io credo che poi questa grande dignità è stata sottratta proprio dal popolo italiano perché quando si è fatta un'Italia Unita purtroppo. Napoli ha perso questa grande considerazione che invece gli altri popoli non italiani ci avevano eh, preservato e assicurato. Quindi mh, il popolo campano in generale, ma in meridionale tutt'uno, deve capire assolutamente che eh, sì, questa grande consapevolezza che in realtà ostenta, perché ce l'ha, questa consapevolezza di, di grande cultura da affermare, però probabilmente non ha gli strumenti e non ne conosce perfettamente i lineamenti. Eh, bisogna ritornare a leggere purtroppo bisogna ritornare a leggere e non farsi distrarre dalla tecnologia moderna che purtroppo distoglie l'attenzione e conosco tantissima gente che prima leggeva e adesso non legge quindi ritornare a leggere eh, libri che cercano di dimostrare con i fatti eh, inconfutabili quella che è la grande cultura napoletana, campana, meridionale in genere eh, di cui tutti quanti dobbiamo essere assolutamente consapevoli e fieri c'è un tema doloroso ma che secondo me va affrontato con riferimento a Napoli, ancora una volta una città troppo bersagliata, continui eh, episodi di offese rivolte alla città con cui hai risposto con una frase emblematica all'interno sempre del libro, l'Italia senza Napoli sarebbe come Napoli senza il Vesuvio, è doveroso secondo me parlarne perché è un problema atavico che nel 2022 continua ad attanagliare la città di Napoli ma non solo. Ma eh, non è una frase o un aforisma, chiamiamolo come vogliamo, chiaramente da me inventata, che può sembrare pretestuosa e presuntuosa. Uh, proviamo a fare un. anzi, immaginare l'Italia senza Napoli, proviamo a immaginarla senza la cucina napoletana, proviamo a immaginarla senza il teatro napoletano, senza il cinema napoletano, che oggi ha ripreso la sua funzione vitale in tutto il territorio nazionale. Proviamo a immaginarla senza la, la classe forense napoletana di cui parlavo prima. Proviamo a immaginare l'Italia senza eh, anche lo sport napoletano, eh, perché insomma, eh, credo che poi, eh, adesso magari eh, questo sarà anche un argomento di presa, io ne parlo anche nel libro, però insomma, non esiste nessuna squadra del sud nel calcio, che il, lo sport nazionale, non esiste nessuna squadra del sud che possa combattere e ergersi a palatina di un territorio eh, contro le squadre del nord che hanno sempre avuto eh, il dominio mh, dal principio di questo, di questo calcio nazionale. Esiste solo il Napoli in questo senso, quindi se levassimo per esempio il Napoli dal campione italiano avremmo semplicemente un campionato da, da Roma in su. Eh, quindi credo che ehm, Napoli rappresenti assolutamente un unicum nel territorio nazionale per cultura, ma potrei fare tanti esempi, quindi credo che immaginare l'Italia senza, senza Napoli significherebbe toglierle davvero tantissimo. E il paradigma è proprio quello. Insomma, l'aforisma la, 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 che io faccio è proprio un voler figurare un'Italia senza Napoli come una Napoli senza il Vesuvio, non sarebbe la stessa cosa. Angelo, nel ringraziarti per il tuo contributo, ti faccio l'ultimissima, che siamo in chiusura. È una domanda che faccio un po' a tutti, una sorta di buon augurio. Chiedo ad Angelo Forgione i suoi obiettivi e auspici per il futuro. Dunque, gli obiettivi per il futuro sono sicuramente quelli di continuare su questo per quanto riguarda la letteratura, la, la scrittura, insomma, la saggistica: quella di continuare a divulgare anche perché ormai. Credo che i miei lettori mi abbiano riconosciuto come scrittore divulgatore, quindi l'obiettivo è proprio quello lì, quello di continuare su questa strada, continuare a, a tirar fuori storie e ridefinire questi contorni della cultura napoletana e meridionale eh, in genere, perché credo che ce ne sia assolutamente bisogno. E, il momento, ripeto, è molto molto particolare, il momento è... E probabilmente molto molto un momento di oscurantismo lo definisco così e quindi vi renderete conto che insomma per eseguire su questa strada è anche una missione è anche una battaglia eh, contro dei mostri dei dinosauri dei draghi chiamami come vogliamo però oggi come oggi provare a fare cultura e pubblicare dei libri nel mare della pubblicistica che esiste è davvero un'impresa però io credo che fino a quando c'è riscontro e un, un pubblico di lettori appassionati, tutto questo valga assolutamente la pena. Angelo, io ti ringrazio davvero tanto per il tempo che ci hai dedicato e ti faccio gli auguri di un buon lavoro. Grazie, grazie, grazie per l'intervista, grazie per lo spazio che mi avete concesso e mi raccomando, proseguiamo tutti quanti insieme nella divulgazione perché è fondamentale, è molto importante. Grazie. Ringraziando nuovamente Angelo Forgione per essere stato con noi questa sera. Io ringrazio, come sempre, voi telespettatori e telespettatrici per averci seguito. Ringrazio la regia per aver curato la parte tecnica. Vi do appuntamento qui alla prossima settimana. Intanto vi lascio alla nostra programmazione. Grazie nuovamente e arrivederci.